poi ho un cimelio storico, questa palettina di Kiko, che ragazze, cioè, a parte che dietro non si legge più niente, è vecchissima, guardate quanto è stata utilizzata, la amavo, la tengo più che altro per una questione affettiva, perché è stata la mia primissima palette in assoluto, quindi questa la tengo. Poi ho questa mini palettina di Wycon della Limited Electro Carousel, è la Electro Palette 02 Canon Lady, è piccolissima, contiene solo 3 cialdine, che però non sono per niente male, sono veramente, cioè, come si dice, ombrettini, ecco, non sono a livello di palette ben più blasonate, però niente male, soprattutto il colore luminoso, quello è fantastico. Poi un altro cimelio, un'altra palette di Kiko, anche lei vecchissima, è questa, è la Color Impact Eyeshadow Palette 01 Lounge Warm Tones, anche questa usatissima, perché anche lei è stata una delle mie primissime palette, il burro era qualcosa di eccezionale, gli opachi erano fantastici, gli shimmer facevano un po' di fallout, ma anche lei la tengo più per una questione affettiva, non la utilizzo, però la tengo. Poi un'altra di Kiko è questa che mi sono composta io con 3 cialdine di 3 colori che io utilizzo molto, e sono un marrone opaco, questi sono quelli in linea permanente di Kiko, non mi ricordo come si chiamano, che sono molto belli, sono questi 3 in basso, e questa la tengo naturalmente perché anche lei quando viaggio è molto comoda, perché ha un marrone opaco da piega, un colore un pochettino più violaceo e un oro pazzesco. Non fa un trucco completo da sola, però non è per niente male. Proseguiamo con una palette che amo, che è la Naked Basics 2. Anche lei me la porto sempre in viaggio perché è una palette di colori opachi bellissimi, molto neutri, ma comunque con colori scuri, colori chiari, colori neutri, bellissima. Poi un'altra palette di Kiko è questa di una limited natalizia che mi è stata appunto regalata a Natale, si chiama Beauty Apotheosis Total Look Palette 01 Nude Shades e ha 6 ombretti. Poi voi girate qui, la riaprite e contiene un blush ed una terra. La terra è satinata, piuttosto calda, ma molto bella. Il blush è anche lui un satinato un po' polveroso, non scrive molto. Gli ombretti non sono male, ma non sono sicuramente tra gli ombretti migliori che ha mai prodotto Kiko, ecco, diciamo così. Sono un pochettino poco scriventi. Credo che questa palette, allora, la terrei solo per la terra, perché comunque è molto chiara e abbastanza aranciata, ma la regalerò perché io non la uso, quindi è inutile tenerla. La regaliamo a chi la vuole o la utilizza più di quanto faccia io. Poi questa che ho trovato nel calendario dell'avvento di Look Fantastiche, si chiama High Definition, il brand, credo, ed è la Eyeshadow Palette 002 Foxy, e questi sono i 5 colori. Devo dirvi che non l'ho mai usata, l'ho solo swatchata, e i colori sono burro veramente, sono morbidissimi, quindi questa la voglio assolutamente provare, perché appunto non l'ho mai usata, quindi resta. Poi una palette sempre che mi sono composta io di Essence è questa qui, la collezione era Live, Love, Celebrate, e contiene al suo interno 3 ombretti
un illuminante e due blush. Di questi qui che vi faccio vedere, si staccano e dietro hanno il nome. Quindi due blush, un corallo e uno più malvino, diciamo. E c'è un illuminante che tra i due non mi ricordo quale sia. Dovrebbe essere questo. Uno più rosato, uno più chiaro. Poi c'è un marrone, un viola, che scrivono parecchio. Quindi lei resta. E poi c'è un'altra palette fantastica che è la Good Vibes di Mulac, che non vi swatcho perché tanto avrete visto un miliardo di video, gli ombretti Mulac sono favolosi. Proseguiamo e troviamo la Cherry My Cherie di L'Oreal. Anche qui vi ho fatto un video di recente dove ve la swatchavo, una palette senza infamia e senza lode. Un'altra palette che vi ho mostrato recentemente in un video è questa Revolution 1 Million, che appunto mi è stata regalata con l'ordine che ho fatto su Makeup Revolution, ed è stupenda, ragazze. Vi rimando sempre a quel video per vedere la pigmentazione di questa palette, e anche questa, essendo nuova, non l'ho ancora utilizzata sugli occhi, ma promette benissimo. Una palette che ultimamente sto adorando, mi piace tantissimo, è la First Love di Clio. È questa palette molto basic, ma anche qui molto comoda per viaggiare perché è sottilissima, con questi toni neutri ma non banali assolutamente, e meravigliosa, cioè mi piace tantissimo. Fa dei trucchi occhi, dei make-up occhi con questa palette favolosi, non banali, fantastici. Poi sono ombretti di burro, si sfumano benissimo, i colori più metallizzati, poi c'è una specie di foiled, sono meravigliosi. Anche qui non ve li swatcho perché, dai, video di questa palette ce ne sono e non vorrei annoiarvi troppo. Un'altra che ho sempre acquistato a Natale, era una collezione sempre natalizia, di The Balm, si chiama In the Balm of Your Hand, volume 2. È una palette che contiene i best seller del brand, quindi contiene una mini cialda di Mary Lou, una mini Bahama Mama, poi tre blush, Down Boy, Frat Boy e un Instain nella colorazione Houndstooth. E poi quattro ombretti da quattro palette diverse. La palette è questa, è meravigliosa. Io non avevo mai provato nulla di The Balm, ma questa palette appunto l'ho voluta prendere perché appunto dà la possibilità di provare vari prodotti, tra cui blush, terra, il Mary Lou, il famosissimo Mary Lou, e quattro ombretti. Ma secondo me è fantastica anche lei per viaggiare, perché l'ho utilizzata io per viaggiare, riuscita a fare un trucco completo tranquillamente, perché c'è un colore da piega, un neutro da piega. Il Mary Lou io l'ho utilizzato anche sugli occhi ed è un colore luminoso bellissimo. Poi c'è un viola un po' più scuro, un top metallizzato fantastico e un marrone scuro opaco. Volendo potete utilizzare comunque anche la terra sugli occhi, cosa che io faccio spesso, soprattutto se sono in viaggio. Quindi è fantastica anche lei. Un'altra palette di cui vi ho recentemente fatto il video e anche qui non ve la swatch, è la Soft Glam di Anastasia, che io tengo nella custodia perché ho paura che mi si rovini. Quindi lei, anche lei, palette pazzesca. Poi, da questo lato ho due palette di Marc Jacobs. Una è della linea permanente ed è la 710, sono le Iconic Palette. È la numero 710 Provocateur, tutta sui toni del viola. Alcuni colori sono un po' polverosi, fanno un po' macchia, fate un po' fatica a sfumarli, ma altri sono pazzeschi e è una palette di un'eleganza allucinante. L'altra è quella della collezione estiva e è sempre un Iconic Palette che si chiama 790 Fantasin.
E in questo pack, appunto, limited, speciale, bianco, con la scritta in oro rosa e l'apertura in oro rosa, mentre qui è nero e argento. E questa invece ha tutti i colori più caldi e rosati. Anche questa è molto bella. Devo dire che alcuni colori, anche qui, anche in questa, sono un pochettino più polverosi. Però sono entrambe due palette molto molto belle. Potranno sembrare simili forse in video, in realtà ragazze non lo sono per nulla, perché una è molto più viola e l'altra è molto più calda. Cioè l'unico colore che non ci sono neanche colori che si assomigliano, quindi. Sono molto carine, diciamo che carine, sono molto belle. Da alcuni colori, soprattutto gli opachi, mi aspettavo un pochettino di più, però sono molto belle. Poi una famosissima, la Sweet Peach di Too Faced, che io personalmente adoro. Il mio colore preferito è Bellini, che è, ragazze, stupendo, ma infatti, cioè, credo che manchi poco perché io ci faccio un bel buco. È un colore bellissimo, bellissimo, cioè voi mettete questo e tipo Purée oppure Charmed I'm Sure nella piega e avete un trucco meraviglioso, bellissima. Sempre di Too Faced, la Chocolate Bar, a cui sono particolarmente legata perché è stata la mia prima palette costosa. Ultimamente la sto usando un pochettino meno, ma quando voglio andare sul sicuro prendo lei, perché è meravigliosa. Cioè, qui il mio colore preferito in questa palette è Marzipan, che è il colore luminoso. Quello sopra è Bellini, quello sotto è Marzipan. Sono bellissimi e anche qui ci sono dei colori da piega pazzeschi, come Salted Caramel, che a me si è rotto, ma anche più freddo, Milk Chocolate. Bellissima. Gli unici due colori non proprio bellissimi a livello di resa sono questo viola, Candied Violet, e questo rosa, che è Strawberry Bonbon. Mentre nella Sweet Peach i colori un pochettino meno performanti, ce n'è solamente uno, ed è Talk Derby to Me, che è questo viola un pochettino polveroso. Poi la altra famosissima Cocoa Blend di Zoeva, anche questa è una palette sottilissima che se volete portarvi in viaggio è comodissima, ci fate tranquillamente un trucco completo, i colori sono bellissimi. Quello che proprio non mi fa impazzire è questo, che si chiama Infusion, ma proprio come colore, cioè non è, non lo so, non trovo che sia in armonia con il resto della palette. Gli altri colori sono fantastici, cioè questo Warm Tones, che e anche questi sono ombretti di burro, hanno una sfumabilità eccezionale. Si vedono benissimo anche con il pennello, non fanno fallout, bellissima palette. Le palette di Zoeva non costano neanche così un prezzo così esagerato, per la qualità che hanno io ve le consiglio. Poi passiamo a due naked, le mie due uniche naked, diciamo classiche, perché poi ho la Basics 2 e la Ultimate Basics, che vi mostrerò tra poco, e sono: quella che utilizzo meno è la Naked Smoky, che devo dire mi sono un pochettino pentita di aver acquistato, perché appunto la utilizzo molto poco, perché ha questi colori molto scuri. Io utilizzo tanto questi tre chiari e i tre opachi sul marrone. La parte dei viola e dei grigi non la utilizzo tanto, però è una palette meravigliosa. Più meravigliosa ancora è la Naked Heat, che ragazze è meravigliosa, cioè non c'è niente da dire. Vi devono assolutamente piacere i colori caldi, perché questa è una palette caldissima, cioè colori super caldi, ma super belli, cioè super belli. Classica anche qui qualità di Urban Decay, che non c'è veramente nulla da dire. Questa tra l'altro viene definita da chi ha le altre Naked, la Naked 1, la Naked 2 o la Naked 3, la migliore Naked di tutte a livello di qualità.
sono questi tre. Sono bellissimi. È una palette pazzesca. Io, se vi piacciono i colori caldi, io ve la consiglio sicuramente, perché guardate qui. È quasi un peccato toglierli. Ok, proseguiamo con le due palette di Nabla. Io le ho entrambe e sono... Le ho comprate... Allora, la Dreamy non l'ho comprata appena uscita, l'ho comprata quando ho comprato la Soul Blooming. Sono queste due. Devo dire che sono delle buonissime palette. Sono bellissime a livello cromatico, a livello di anche qui di qualità. Sono, secondo me, magari dico un'eresia, però alcuni colori di una qualità lievemente più bassa rispetto agli ombretti mono di Nabla. Non tutti, alcuni colori sono meravigliosi, ma alcuni colori, soprattutto della Soul Blooming, mentre la Dreamy è molto più bella, secondo me, a livello qualitativo, oltre che di colori, la preferisco, la Soul Blooming ha dei colori che mi hanno un pochettino deluso, come ad esempio questo che si chiama Climbing Rose, che è questo shimmer che, applicato col dito e quindi anche swatchato, è pazzesco. È pazzesco. Ma se voi lo andate ad applicare con il pennello, non lo vedete più. Cioè, non si vede. Non rende per niente. Con il pennello è come se si andasse totalmente a perdere. Quindi siete obbligate ad applicarlo col dito. Mentre i colori... metallizzati, shimmer, delle cialde singole, anche se voi li applicate con il pennello, i colori shimmer non si perdono, mantengono di intensità, ovviamente non un'intensità pari al dito, perché è logico, però mantengono dei bei colori, mentre alcuni di questa palette no, si perdono un pochettino se applicati con il pennello. Sto sempre parlando dei colori metallizzati, shimmer, come questo. Anche questo si perde un pochettino andando ad applicarlo con il pennello, va applicato secondo me con le dita, non ce n'è, cioè dovete applicarvi con le dita, e quindi questa cosa mi ha un po' lasciato così. Ma devo dirvi che non l'ho ancora testata così tanto come invece ho testato gli ombretti singoli. La Dreamy, anche lei secondo me ha un pochettino questo difetto, che alcuni dei colori shimmer metallici perdono parecchio se applicati con il pennello, ma vi ripeto, la preferisco alla Soul Blooming personalmente, sia a livello qualitativo che a livello cromatico. Poi un'altra palette che io amo, mi piace tarte tantissimo, è la Tartelette di Tarte. Questa è la classica. È tutta opaca, contiene tutti i colori opachi, è specchiata, quindi anche qui faccio fatica a farvela vedere. È una palette, secondo me, passepartout, è una palette che non è completa per quanto mi riguarda, perché raramente faccio trucchi totalmente opachi, ma è una palette che è abbinata a palette invece come ad esempio, non so, quella di Urban Decay, questa... oppure quella di Solo Metallici, di Smashbox, o anche a tanti ombretti mono, rende un trucco completo, perché è tutta di opachi, ma di opachi che vanno dai classici marroncini, color burro, poi si spostano per andare sui colori più violacei, più malva, anche scuri, e poi c'è un nero e altri colori un pochettino più caldi ma anche più freddi. Quindi è una palette, secondo me, passepartout, che non è proprio reperibilissima in Italia, però se vi trovate in America, se la trovate, se avete la possibilità di acquistarla appunto dal sito americano, perché non so, vi fanno un regalo, non lo so, è fantastica. Io l'avevo acquistata da una ragazza italiana che la vendeva, e è assolutamente originale, aveva anche la confezione esterna, bellissima. Anche perché io ho avuto in mano delle tartelette non originali, e ragazze, la differenza si vede parecchio.
Poi, un'altra palette di soli opachi è la Naked Ultimate Basics. Anche questa è una palette passepartout, una palette che completa qualsiasi look, perché abbiamo colori più caldi, colori più neutri, dei viola, un grigio, insomma una palette anche questa per completare, palette di shimmer. O ve lo ripeto, io utilizzo gli ombretti mono, li utilizzo anche abbastanza, ve li completa e vi fate un trucco meraviglioso. Una palette, anche qui tra le mie preferite, è la The Nubian by Juvia's, è la Nubian 1, diciamo. Contiene tutti i colori neutro caldi, ma ragazze, credo che sia la palette più pigmentata che io abbia mai swatchato, che io abbia mai avuto e che io abbia mai usato. Cioè, basta che voi appoggiate il dito per avere questa resa di colore, sono i due in basso, e anche gli opachi, ragazze, perché non è che solo gli shimmer, gli opachi che tante volte sono più difficili da creare, perché rischiano di fare fallout, sono meravigliosi, di essere polverosi, questi cioè zero proprio. È una palette fantastica, è una palette anche qui di un brand americano, però si trova anche su siti UK e anche su un sito francese, di cui non ricordo il nome. Io l'ho acquistata su London Loves Beauty, ma ci sono anche su Beauty Bay e su questo sito Carly, Cicarly, qualcosa del genere, un sito francese, quindi non pagate la dogana. Ovviamente il prezzo si alza rispetto al prezzo che costerebbero se acquistati in America, ma valgono assolutamente la pena, per quanto mi riguarda. Poi, una palette che è stata un regalo di compleanno del mio ragazzo dello scorso anno, tra l'altro un aneddoto bellissimo, perché il mio ragazzo sa la mia passione per appunto il make-up, e quindi è andato da Sephora, dando il mio nome, perché io appunto ho la tessera, per vedere che cosa non avevo e cosa non avessi acquistato, e mi aveva comprato la Naked Hit, però io l'avevo acquistata dal sito di Urban Decay prima che uscisse sul sito di Sephora. Quindi poi lui ha visto che io l'avevo e ci è rimasto malissimo, poverino, perché la commessa gli aveva detto che era appena uscita, in effetti era appena uscita, però sul sito di Urban Decay era uscito un mese prima, quindi l'avevo già comprata. E quindi poi siamo tornati in negozio a cambiarla e ho preso altre cose e questa palette di Sephora, che è la Mixology, dovrebbe essere la prima, sono due, questa dovrebbe essere la prima, questi sono i colori, è una palette carina. Ma carina, si ferma a carina, cioè alcuni colori sono molto belli, anche qui gli shimmer sono molto belli, perché secondo me creare degli shimmer che non siano performanti è difficile. Generalmente quasi tutte le palette con colori shimmer sono molto belle, gli opachi sono un po' polverosi e non proprio un colore pienissimo. Però devo dire che è carina, ecco, carina, senza infamia e senza lode, non è la mia palette preferita, è carina. Poi, una palette di Make Up Revolution è la Sofix. Ragazze, questa palette è fantastica, io non me lo sarei mai, devo dire, veramente, sinceramente, mai aspettata. Ma questa è una palette stupenda. Questi sono i colori, costa pochissimo, perché costa credo tra i 12 e i 15 euro. Ha tantissimi colori, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 per 4, 24 colori. Caldi, neutri, opachi, shimmer, c'è un verde, c'è un petrolio, c'è il nero. Però sono fantastici, sono super scriventi. Io l'ho usata naturalmente sugli occhi, naturalmente con il pennello, e vi devo dire che la resa non è assolutamente, ci sono i primi tre in alto, non è assolutamente quella che vi, almeno io, che mi aspettavo da una palette così economica, cioè ha colori fantastici. Questa palette non ha nulla che invidiare alle palette di Urban Decay, di Too Faced, cioè è fantastica. Cioè, veramente, io sono rimasta molto stupita, ma è molto molto bella, quindi io ve la consiglio se non potete spendere, se avete un budget ridotto, se volete una palette che costi poco, un po' così da battaglia, io questa ve la consiglio perché è meravigliosa. Nulla proprio da dire.
E poi le ultime due sono i miei due gioielli, proprio nulla a che vedere con la palette che vi ho mostrato prima a livello di prezzo, di packaging, eccetera. Sono le palette più costose che possiedo e sto parlando ovviamente delle due Huda. La prima è la Rose Gold, che come packaging non è assolutamente nulla di che, ma è uscita la versione nuova che io non comprerò perché ovviamente ho già questa, però è anche leggermente diversa. Questa è la palette, ha una fila di glitter pressati che vanno assolutamente applicati con le dita, anche questo, e tutti gli altri sono colori opachi. È una palette bellissima, è una palette super scrivente, è una palette sicuramente molto costosa, ma bella. Cioè, non proprio nulla da dire, è molto bella. Non è facilissima da utilizzare, nel senso che i foil qui in alto sono un pochettino complicati, vanno applicati con le dita, vanno applicati sicuramente con al di sotto una base appiccicosa, un primer, un ombretto in crema, perché altrimenti fanno un pochettino di fallout, però è molto bella. Più bella, secondo me, è la Desert Dusk, che al di là di avere un packaging più bello, che vabbè, quello è una cosa secondaria, è più bella. È più bella perché... dei glitter pressati che non sono utilizzabili secondo me, fanno troppo fallout. Poi ha varie texture questa palette, volevo vedere se, ecco, 8 colori matte, 6 perle pressate, 2 duo chrome topper e un glitter, quindi è molto più versatile, nel senso che è più... ha più texture al suo interno, mentre questa, la Rose Gold, ha 3 diverse texture, che sono matte, le perle pressate e un 3D metal, che è appunto questo qui. Un colore è uguale ed è Angelic, che c'è anche nella Desert Dusk, però cambia texture, secondo me. Angelic della Desert Dusk è questo qui. Secondo me non sono proprio uguali, identici. Hanno un che di diverso a livello di texture e a livello anche di colore. Comunque, ragazze, sono palette fantastiche. Sono palette sicuramente molto costose, molto costose. Ma sono dei gioiellini, cioè se vi siete appassionate e volete, potete o dovete scegliere un regalo, ecco, ve le consiglio perché si costano tanto, ma si valgono anche, non sono di quelle che costano ma la qualità è scarsina, come ad esempio questa. Ecco, queste erano tutte le mie palette, tante me ne rendo conto, ma... a me piace il make-up, quindi mi piace cambiare, mi piace utilizzare cose diverse, mi piace provare tante cose. Spero che le mie palette vi siano piaciute. Fatemi sapere se le avete, se vi trovate bene o se avete da consigliarmi delle palette magari economiche, sulla scia della Sofix, che abbiano questa qualità pazzesca ad un prezzo basso, perché sono molto curiosa di provarle. Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video.